Pronti, possiamo partire. Ok. Allora, buonasera, benvenuti. Il Genova Film Festival organizza dalla prima edizione questa sorta di parte cinematografica della storia in piazza, che vi consiglio di seguire anche domani, sarà l'ultimo giorno. Sono moltissime le occasioni di conoscere tante cose nuove. Una di queste la conosceremo questa sera, nel senso che ho già sentito, perché ho già parlato con diverse persone, in molti non conoscono assolutamente Massimiliano I, imperatore del Messico. Quando abbiamo dovuto creare questo evento, abbiamo parlato con Oreste, che aveva già partecipato un paio di anni fa. Si pensava a un, visto che comunque il tema sono gli imperi, si pensava a un qualcosa dedicato all'impero italiano, per cui comunque alla nostra cinematografia legata anche alle colonie africane. E a un certo punto Oreste mi chiama e mi dice: però ho un'idea, io in realtà sto lavorando da qualche tempo a una sorta di soggetto per un documentario su Massimiliano I, di cui conoscevo. Che non farò mai, quindi dimenticatevi di aver sentito questa cosa. Insomma, abbiamo parlato parecchio di questo personaggio, abbiamo proposto a Palazzo Ducale e così è nata l'idea di farvi conoscere questo sfortunato imperatore, insomma un imperatore che ha avuto un po' di problemi e ora Oreste De Fornari ci racconterà perché. Oreste ha pensato di coinvolgere in questo evento Marco Sciaccaluga, che non ha bisogno di presentazioni, regista, attore, teatrale, drammaturgo e storico direttore dello Stabile di Genova, che concluderà questa sorta di conferenza spettacolo con un reading di Carducci. Ora capiremo anche il perché Carducci. Massimiliano I, imperatore del Messico, in qualche modo ha avuto a che fare con diversi personaggi. Nel corso della serata vedrete che parleremo di Manet, per esempio, parleremo e vedremo opere, film, in due in particolare, un film di Aldrich e l'altro di Terlet. Vedremo un contributo anche di uno sceneggiato messicano e sentiremo anche qualche brano musicale arcinoto. Quando lo sentirete vi farà piacere di sentirlo. Non vi diremo di chi stiamo parlando. Vi voglio anche ricordare che al termine di questa conferenza spettacolo partiremo poi con la classica maratona di cortometraggi e documentari che organizziamo ogni anno. Quest'anno si parla di imperi, ma imperi anche in senso lato. Dopo magari alle 22 partiremo con la maratona, per cui vi spiegherò di che cosa andremo a parlare. Verranno a presentare i film diversi autori. Insomma, io direi, ti do la parola così iniziamo. Mi dai la parola e io lascio da parte la modestia collettiva nostra, perché devo dire... a nostro merito questa cosa, che questa piccola cosa di stasera, anche un po' frivola per il suo argomento, se vogliamo vedrete, vi accorgerete poi perché, colma una lacuna gravissima nella programmazione culturale dei vari enti, delle varie regioni, perché quando ci sono stati 150 anni dell'Unità d'Italia, nessuno a Milano, a Roma, a Torino, ha pensato a fare un omaggio, a ricordare Massimiliano del Messico. Massimiliano, soprattutto in Lombardia, è una cosa molto grave, perché Massimiliano è stato viceré del Lombardo-Veneto per diversi anni, amato più di Francesco Giuseppe. Dopo la battaglia di Solferino, i soldati austriaci volevano che Francesco Giuseppe abdicasse a favore di Massimiliano, ma non è questo il punto. Era amato dai milanesi, era odiato da Cavour perché ha detto: se questo continua a governare così bene, io il risorgimento non lo faccio più. E invece se lo sono dimenticati anche i milanesi, che si vantano poi di voler fare i secessionisti. Ecco, Massimiliano, già lui sognava la secessione, di fare un piccolo Stato staccato dall'Austria e staccato dall'Italia, e invece non è stato ricordato. Questo lo dico per darci delle arie, ma anche per fare una specie di protesta civile verso tutti
gli enti universitari o meno che hanno organizzato i 150 anni dell'Unità d'Italia. E poi hanno fatto poi a Milano l'Expo e nessuno ha pensato a fare una... Oddio, l'Expo non c'entra niente con la storia, però sicuramente hanno fatto degli incastri, hanno intessuto dei legami che invece assolutamente la memoria di questo Massimiliano si è perduta, affidata soltanto a qualche film western che nessuno poi ricollega naturalmente alla nostra storia. Oggi è oggi, cioè quest'anno 67, sì, quest'anno sono 50 anni dal 1967 e c'è un altro anniversario, c'è un cinquantenario di un altro imperatore, perdente, molto perdente, perché Massimiliano è stato il perdente dei due mondi, cioè Europa e America, è andato male in tutte e due, ma ha avuto sfortuna, diciamo così, in tutte e due. Ma un altro imperatore ancora più dimenticato è quello sul quale l'imperatore cinese, che poi è stato a capo del Manciukuo, Puyi, al quale Bertolucci aveva dedicato quel film che si chiama L'ultimo imperatore. E sono 50 anni dalla morte del vero personaggio, non dell'attore. Quello, vi ricorderete, quello che era nato imperatore e finisce poi giardiniere a Pechino, perché c'è stata la rieducazione. Quindi festeggiamo un doppio anniversario, celebriamo, per dirlo con più sobriamente, i 150 anni della morte di Massimiliano fucilato in Messico, che cadono a giugno, e i 50 della morte di quest'ultimo imperatore cinese. C'è una pertinenza con questo festival che si fa qui a Genova, perché nella vita di Massimiliano si incrociano tutti i grandi imperi e monarchie della sua epoca, della metà dell'Ottocento. C'era l'impero austro-ungarico, lui era il fratello minore di Francesco Giuseppe, ricordatevi questo minore, perché tutta la sua sfortuna nasce in parte dal fatto di non essere primogenito. C'era l'impero francese di Napoleone III, che avrà un ruolo fondamentale nel tragitto di Massimiliano. C'era l'impero spagnolo, naturalmente, che è quello che è fondato ai tempi di Carlo V. Tutto nasce da Carlo V, con la conquista del Messico, Cortés, lo sterminio degli Aztechi e via dicendo. E poi sono tutti nodi, sono tutti conti che Massimiliano dovrà pagare nel corso della sua breve vita. E poi c'è l'impero americano, chiamiamolo così, anche se il professor Cardini dice che non si dovrebbe dire impero americano, perché però è molto importante quello che ha fatto l'America senza sparare nemmeno un colpo di fucile contro il Messico e per condizionare l'atteggiamento e il destino di Massimiliano. Parleremo anche di quello, parleremo del Vaticano, Pio IX, tutti lo ricordano per il ruolo che ha avuto nel Risorgimento e contro il Risorgimento, e anche nella vita di Massimiliano ha avuto una discreta importanza. Poi il clero in Messico è fondamentale, è un clero terribile, ma è molto importante per capire la storia del Messico e l'atteggiamento, le scelte o le non scelte di Massimiliano. Ho dimenticato qualche impero, ma poi gli imperi economici, anche quelli si dice è un modo di dire, ma sono stati molto importanti nella spedizione di Massimiliano, che è tutta detta in mezza parola e in chiave un po' di fumetto gangster, è tutta una storia di recupero crediti, questa spedizione di Massimiliano alla testa dei francesi. Sono andati in Messico per riprendersi in qualche modo dei soldi che un banchiere svizzero aveva imprestato ai messicani. Questo in poche parole. I temi e gli spazi che sono sul tappeto, che riusciremo a non trattare tutti perché è impossibile. Cominciamo però dal fondo, come si fa nei film. 150 anni fa a Querétaro, adesso ci sono delle imprese italiane, la Beghelli ho visto, però Querétaro una volta era un luogo sperduto, era una regione del Messico, ed è lì che si è svolta l'ultimo atto della tragedia di Massimiliano nel 1867, perché tutta questa storia che trattiamo stasera dell'impero messicano dura 3 anni, dal 64 al 67, dura poco, ma lascia il segno perché si intreccia, tutto passa da lì. Quindi nel 19 giugno del 67 Massimiliano del Messico, imperatore del Messico, viene fucilato
da un drappello, da un plotone di soldati della Repubblica Messicana che obbedivano al presidente Juarez, Benito Juarez. Vedo che la signora annuisce perché è un nome abbastanza noto, perché è durato molto Juarez, ed è anche legata alla storia italiana anche lui per il nome Benito, ma questo lo diremo dopo. Adesso godiamoci questi pochi minuti di fucilazione, non è bello dir così, di fucilazione che ci sono stati offerti dalla televisione messicana. È in spagnolo. Come spagnola? È in spagnolo. Ah, certo, è in spagnolo, ma si capisce perché le fucilate sono un linguaggio universale. Lui sta dando una mancia ai soldati perché devono non sparargli in faccia ma sparargli al cuore, così si salva la testa. Signor, usted comprenderà, io... Non se disculpe. No tengo nada que perdonarle. Usted solo cumple con su deber. En el consejo de guerra quisieron salvar mi vida. Aquí, cuando voy a perderla, yo protesto contra el cargo de traidor que han querido arrojarme para cubrir este asesinato. Muero inocente de este crimen y perdono a los que me matan. Esperando que Dios me perdone y que mis compatriotas aparten de mis hijos cargo tan villano y me harán justicia. ¡Viva México! ¡Aquí! ¡Mexicanos! ¡Muero por una causa justa! Por la independencia y la libertad de México. Ojalá que mi sangre ponga fin a las desgracias de mi nueva patria. ¡Pelotón! ¡Firme! ¡Posición de tiradores! ¡Prepare! ¡Apunte! ¡Viva México! ¡Fuego! Ecco, quello a destra avete capito che è Massimiliano, quello biondo che è austriaco. Invece gli altri due sono due suoi generali, Miramon e Mejia. Uno dei due era un indio. Pensate, la classe inferiore però in parte c'era anche questa mescolanza razziale. C'era una forte differenza e conflitti di classe e conflitti di razza proprio, perché gli indios erano i più poveri ed erano spesso quelli che facevano i contadini. Poi i creoli, cioè i bianchi nati in Messico, nati in Sud America, erano una specie di borghesia e spesso anche erano gli aristocratici del luogo, insomma gli hacendados, i latifondisti. Questa era la classe dominante almeno nei primi 50 anni della storia del Messico, ma però volevo andare più velocemente della storia del Messico. Ci sono queste tre grandi classi sociali che si alternano, che sono i latifondisti come nel nostro sud, e sono poi una specie di borghesia statale, ma soprattutto gli indios erano i contadini legati alla terra da un sistema tipo servitù della gleba. Dico queste cose per capire poi dopo anche l'evoluzione dei rapporti politici. Dopo la fucilazione, nella fucilazione Massimiliano ha detto una frase che poi la dirà anche Pavese, senza sapere di citarlo, ha detto: perdono tutti e chiedo perdono a tutti. È quella che ti ricordi nel Vizio Assurdo, diceva Pavese, probabilmente c'era Vannucchi l'attore. Dopo questa scena ricostruita della fucilazione di Massimiliano con i suoi due generali, abbiamo visto un quadro di Manet che avrete riconosciuto. La cosa curiosa di questo quadro è che Manet ha dipinto il plotone di esecuzione con delle strane divise, che non sono le divise
messicane, ma sono soldati colleghette, sono le divise francesi dell'epoca. Perché? Perché Manet riteneva che il responsabile della morte di Massimiliano, della fine ingloriosa di Massimiliano, fosse stato Napoleone III, perché Napoleone III era un po' il burattinaio di Massimiliano, era quello che l'ha messo sul trono e poi si è ritirato e l'ha fatto cadere. E questo quadro, che infatti è stato poi sequestrato dalla polizia francese a suo tempo, è anche molto bello, perché vedete questo clima di pace, di serenità, questi bambini, questi ragazzi che si affacciano dall'altro in contrappunto alla tragicità del momento. E questo è il quadro di Manet. Insomma, che c'è stata anche una corrente di opinione contraria a questa fucilazione, contraria soprattutto a Napoleone. Ha emozionato molto le corti, il pubblico europeo, questa fucilazione di Massimiliano, perché è stato uno shock, è stata ritenuta una cosa ingiusta. Insomma, ha fatto epoca e ha fatto notizia nel tempo della fine degli anni 60 del secolo scorso. Era un personaggio importante, era un personaggio che rappresentava tante cose, che faceva sognare Massimiliano. Adesso, per dire chi è stato in due parole, era il fratello minore di Francesco Giuseppe ed era ritenuto dal fratello maggiore una specie di incapace, di sognatore, di farfallone, un cacciatore di farfalle anche, perché aveva l'hobby della botanica che coltivava con grande dispendio di energie. Aveva costruito poi il castello di Miramare a Trieste e il giardino stupendo, perché era uno studioso di botanica, era però anche uno studioso e un grande esperto di navigazione che ha riformato la flotta austriaca. Quindi era quei personaggi strani, di finti inetti, è facile, visto che siamo a Trieste, parlare di Svevo, che sembrano scemi, il fratello che sembra scemo, ma che poi invece è più intelligente degli altri, o che invece è più inetto degli altri, perché aveva degli alti e bassi incredibili Massimiliano. Era un grande, era un dandy, era anche uno snob, era uno che stava per essere fucilato, era già in prigione e ordinava 2000 usignoli da Miramare perché li mandassero in Messico, in quel suo giardino che aveva nel Messico. Al tempo stesso, come ho detto, aveva rinnovato la flotta austriaca, tanto che, torniamo alla terza media, la guerra marina dell'Italia contro l'Austria nella terza guerra di indipendenza, che si studia poco perché è andata a finire abbastanza male, la battaglia di Lissa, dove hanno vinto gli austriaci, è stata dovuta anche alla genialità di Massimiliano. L'ammiraglio poi era Tegetthoff, ma questo è un altro discorso. Terza guerra, ricorderete, Custoza, Visconti, Senso. Quindi è uno strano personaggio però, Massimiliano, con grande ingenuità. E poi un'altra caratteristica, oltre a quella di essere un sognatore, ma veramente un sognatore di castelli in aria, di imperi immaginari, eccetera, era anche un grande indeciso. Questo ha giocato molto a suo sfavore, soprattutto alla fine della sua vita, ma in tutti i momenti in cui sono state richieste a lui delle grandi scelte, come quella se partire o no per il Messico, o meno, perché lui ha fatto il suo primo grande ruolo di prestigio è stato quello del viceré del Lombardo-Veneto, dove, come ho detto, è stato molto amato dagli italiani, eccetera. Poi si è ritirato a Miramare, in questo castello vicino a Trieste. Aveva già sposato Carlotta del Belgio nel 57, donna molto bella, molto ricca, tanto che ha pagato lei Miramare, e anche molto volitiva. Ecco, in famiglia, come si dice familiarmente, era lei che portava i pantaloni, perlomeno è lei che ha preso al posto di lui molte decisioni importanti. E così troviamo nel 1860 un Massimiliano ancora trentenne o poco più, o nemmeno trentenne, che fa una vita da pensionato in questo castello vicino a Trieste, che poi impareremo a conoscere meglio nel corso di questa serata. E qua ora ci dobbiamo fermare, trasferire idealmente in Messico e spiegare cos'era il Messico. La colonia spagnola, Carlo V, il Rinascimento, 1500, secoli di dominazione spagnola, indipendenza nel 1821, con dominio di un partito conservatore di latifondisti che veramente erano molto reazionari, era molto arretrato la vita del Messico, con appunto, ripeto, i contadini che erano quasi servi della gleba e con questi
Haciendados, questi latifondisti. Se volete vederlo al cinema, qualcosa di simile, il film di Eisenstein, Lampi sul Messico, vedete come se la passavano i contadini, visti dal grande Eisenstein. Stiamo sempre parlando del Messico, di corsa però, va detto, negli anni 40 i governi cambiano continuamente, in 30 anni hanno cambiato più di 30 governi, anche noi li cambiavamo tanto, però con elementi di continuità maggiori di quelli che avevano loro, che erano sempre sull'orlo della guerra civile, e quindi era un'altra cosa. La grande tragedia del Messico negli anni 40, del secolo dell'Ottocento, è che gli americani gli hanno portato via metà del territorio, un po' con l'invasione militare, un po' con transazioni e altre cose. Il Texas, il Nuovo Messico, la California, e altri stati, il Nevada, non mi ricordo anche un altro che ho dimenticato, erano messicani fino al 1946-48 e sono diventati degli Stati Uniti subito dopo. Quindi è stata una traumatica amputazione. Noi non abbiamo tracce cinematografiche di questo, tranne la battaglia di Alamo con John Wayne, che ricorderete, che però tutta questa storia è vista dalla parte dei texani martiri di questo Fort Alamo. Ma per il resto le ragioni erano molto più perdenti, purtroppo, i messicani. E il dente avvelenato ce l'hanno ancora adesso. Ogni tanto c'è qualche pensatore che fa il progetto di costruire un grande stato centroamericano, recuperando i territori che gli Stati Uniti avevano portato via. Credo che sia una cosa completamente irragionevole, ma ogni tanto nella storia tornano queste cose. C'è un conflitto tra i due paesi che si sopito, che poi torna periodicamente per motivi abbastanza seri. Allora, nel 55 si affaccia sulla scena politica un personaggio fondamentale che già conoscete, ma che non dovete dimenticare mai, che è Benito Juarez. Benito Juarez era un indio, cioè la razza più maltrattata, più subalterna che c'era in Messico, ma era però un avvocato, come Fidel Castro in fondo, ma Fidel Castro non era un indio, che aveva delle ambizioni riformatrici, se non rivoluzionarie, molto forte. Ed è riuscito, da ministro della giustizia di un governo che era in carica allora, a enunciarle e un po' ad applicarle. Cioè l'abolizione delle punizioni corporali, la riduzione, una legge che limitasse il latifondo, cioè la proprietà delle terre grande, il divorzio, perché non c'era il divorzio, naturalmente lui voleva metterlo, un regime laico per i preti, cioè che non poteva, come ha fatto poi Ataturk in Turchia, che secondo lui, quando comandava lui, non potevano nemmeno portare simboli religiosi visibili. Perché questo? Perché il clero era terribile, il clero messicano, era un clero fatto di preti, di vescovi latifondisti, che non andavano nemmeno nella loro parrocchia, ma riscuotevano le rendite da casa loro, rendite di un lavoro quasi di schiavi. E questo salta fuori questo personaggio di Juarez, con queste forti idee riformatrici in senso laico, ma anche in senso sociale. E arriverà, devo un po' galoppare, arriverà a diventare presidente nel 1860, Juarez, molto avversato da tutti i conservatori. Allora cosa succede nel frattempo? Nel frattempo succede il casus belli, perché succede, la faccio breve, succede uno dei casus belli, perché non ce n'è uno solo, c'è un grosso prestito fatto da un banchiere svizzero al Messico che viene tradotto in obbligazioni, che deve essere restituito con degli interessi pazzeschi. Del 20%, sono obbligazioni, le famose obbligazioni Jacker. Sappiamo già che è una cosa che non sarà possibile ripagare, e quindi qualcuno in Europa, l'Europa vorrà farsi restituire questo prestito. Infatti questa guerra attorno a cui ruota tutta questa serata e la figura di Massimiliano, è stata chiamata anche la guerra degli obbligazionisti, cioè di quelli europei che avevano comprato le obbligazioni e che volevano riscuotere gli interessi o farsi restituire il credito di queste obbligazioni. Allora,
Chi sono gli obbligazionisti? C'erano inglesi, c'erano spagnoli e c'erano soprattutto francesi. In Francia l'imperatore era Napoleone III, Napoleone il Piccolo, come lo chiamava Victor Hugo, però era piccolo ma era molto ambizioso. Pensate che la sua espansione coloniale in Africa, Senegal, in Vietnam, la Cochinchina è stato il primo. L'iniziatore della guerra del Vietnam è stato Napoleone III. Gli americani sono poi intervenuti solo negli anni 50 del Novecento, quindi in fondo 100 anni dopo. E voleva espandersi in Messico. Perché in Messico? Perché nel Messico ci sono le miniere d'argento, perché nel Messico c'era la possibilità di tagliare un istmo, quindi tagliare un canale, che poi è diventato il canale di Panama, l'hanno fatto altri, però lui voleva farlo in Messico, si poteva, e chiamarlo il canale Napoleone. Poi non è stato fatto. E soprattutto voleva approfittare per questo del fatto che negli Stati Uniti era in corso la guerra di secessione, o guerra civile americana, come la chiamano loro. E allora, siccome era un uomo spregiudicato, Napoleone, era un politico spregiudicato, per realizzare questa politica di espansione ha cominciato a mandare soldati prima assieme agli inglesi e agli spagnoli, sempre per il recupero crediti, navi spagnole partite da Cuba e navi inglesi, ma gli inglesi e gli spagnoli dopo un po' si sono ritirati, si sono accontentati di poche garanzie, mentre lui voleva, siccome aveva uno scopo punitivo, aveva uno scopo di occupazione del Messico, la spedizione dei suoi soldati, hanno cominciato a sbarcare e a battersi contro i messicani con fortune alterne, perché non era molto, morivano i francesi decimati dal colera, dalla febbre gialla, dal vomito negro, come lo chiamano loro. Ma era necessario, per dare una legittimità a questo intervento predatorio dei francesi, questo che Marx, che c'era già vivo, Carlo Marx, ha detto che è stata la cosa più mostruosa che è mai successa nella storia umana, forse esagerando, per dare una legittimità a tutto questo, dovevano mettere un principe alla testa del Messico, far vedere quasi che i francesi andavano a salvare i messicani, andavano a riportare la democrazia, anzi a esportare una democrazia che i messicani non avevano mai avuto, che questo poi non è vero, ma ci voleva un monarca, ci voleva un nobile. E su questo, questa scelta, questa situazione viene spiegata mirabilmente in questo film, in questa sequenza che vedremo adesso, che è la sequenza d'apertura del film Il Conquistatore del Messico, Juarez, titolo originale, di Dieterle, 1939. Erano di moda a Hollywood le biografie dei grandi personaggi. E questo film è la biografia di Juarez e al tempo stesso è la biografia di Massimiliano del Messico. Agli sceneggiatori era più simpatico Juarez, perché per le idee democratiche che rappresentava, però anche Massimiliano ci fa una bella figura, che ci fa una brutta figura Napoleone III, che vedrete subito, che viene rappresentato come una specie di macchietta. L'attore, adesso smetto di parlare, è Claude Rains, quello che in Notorious è il marito di Ingrid Bergman, che era la spia nazista, quindi una delle spie naziste. Basta, vediamo questa sequenza dal Conquistatore del Messico, 1939. Napoleone, imperatore dei francesi, impegniamo le risorse all'esercito della nazione non per scopi imperialistici, ma in una crociata che restituisca alla nostra razza e al resto del mondo civile la sua forza e il suo prestigio. Il mondo sappia che la conquista del Messico è solo il principio di questa nostra sacrosanta missione. Per noi questa lettera, maestà. Che importanza? La guerra di secessione può aver fine da un momento all'altro.
e il Nord sarà il vincitore. Non vi pare abbastanza? Ma noi... Noi abbiamo intrapreso la conquista del Messico certi che il Sud avrebbe vinto. E che gli Stati Uniti divisi non avrebbero invocato la dottrina di Monroe. Voi! Voi siete responsabile, Randon! Voi ci avete convinto che i sudisti avrebbero vinto! Ma questa vittoria di Gettysburg non era prevedibile! Fate a voi come ministro della guerra prevedere quale sarà il vincitore di una battaglia prima che abbia luogo! Maestà imperiale, io sono pronto ad ammettere il mio errore, però bisogna... Errore? Errore lo chiama? Io non posso assolutamente permettermi il lusso di commettere degli errori. Gli errori li possono fare i re costituzionali, i presidenti e roba del genere, non i dittatori come me. Milioni sono stati sprecati in questa avventura. Milioni, uomini, navi, armi, munizioni, pezzovaglie. Avrei potuto conquistare mezza Europa per molto meno. Voi e i banchieri avete combinato questo guaio. Se vostra maestà permette, la questione del debito messicano è sempre stata secondaria. La spedizione militare nel Messico è stata fatta per arginare la democrazia americana. Democrazia? Un governo di pastori fatto di pastori per i pastori? Abramo Lincoln. Parlamenti, plebisciti, proletariato, una gazzarra di gente avvelenata da idee di uguaglianza. Pazzi! E io dovrei cedere a questa gente. Io? Beh, cosa mi consigliate adesso? Ritiriamo le truppe dal Messico? Dobbiamo riconoscere l'impero francese battuto da un Benito Juarez, un bandito indiano, per fronteggiare poi qui una rivoluzione in Francia? O vogliamo aspettare che ci costringano ad evacuare il Messico? Se ce ne andiamo dal Messico ora, vi saranno certo delle sommosse qui in Francia. Ma secondo il mio parere, una ritirata adesso è poco consigliabile. Immaginavo che sareste stato di questo avviso. Abbiate pazienza, maestà. Può darsi che esista una soluzione ragionevole. Vostra maestà ne saprebbe suggerire qualcuna? Prendete esempio dal vostro antenato, maestà. Come ha potuto Napoleone I governare l'Olanda? Dando all'Olanda un monarca. Come ha governato la Svezia? Dando alla Svezia un monarca. Non si potrebbe fare lo stesso col Messico? Dando al Messico un monarca che ci sia amico. Ma maestra, voi dimenticate la dottrina di Monroe. La dottrina di Monroe si riferisce solo alla conquista di territorio americano da parte di potenze europee, non agli affari interni di una nazione americana. Di conseguenza gli Stati Uniti non hanno una scusa plausibile per reagire se il Messico ha un imperatore disposto a favorire gli interessi francesi. Senza dubbio il partito conservatore messicano che è rappresentato qui dal signor De Montares sarà favorevole all'idea di una monarchia. Un monarca che ci restituisca le terre che sono state confiscate da Benito Juarez? Oh, splendida idea. Benissimo, e dal momento che la proposta è partita da vostra maestà sarà vostro privilegio fare il nome del futuro imperatore del Messico. Oh, vediamo. C'è il principe Albrecht di Anhalt-Dessau. Oh, ma è protestante, no, non può andare. C'è il margravio di Lippe-Bettmold, no, troppo vecchio. L'arciduca Massimiliano d'Austria. Oh, ma è un Asburgo, non accetterà certamente. Nemmeno se fosse il popolo messicano ad offrirgli il trono con un plebiscito? Si può provare. Avrete apprezzato questo dialogo, scritto in parte da John Huston, niente meno che John Huston, che sintetizza in 2 minuti tutta la situazione politica storica del Messico. Era un'abilità che avevano gli americani di essere così semplici e così efficaci, di mettere l'informazione dentro l'azione, dentro la scena drammatica. Allora, scelgono Massimiliano. Massimiliano tentenna, non è sicuro di voler partire, non gli danno garanzie, viene una delegazione di aristocratici messicani e dicono: un plebiscito ha deciso che voi dovete stare, vi vogliamo, il popolo vi ama, che non è assolutamente vero, comunque c'erano già i francesi lì. Lui tentenna, la moglie, che è molto ambiziosa, Carlotta, lo spinge per accettare, perché accetti. Lo spinge anche un'altra donna, Eugenia, la moglie di Napoleone III, spinge molto per questa conquista del Messico. La madre di Massimiliano anche lei spinge. Massimiliano è un debole di carattere e non ascolta i consigli delle persone veramente sagge come Metternich e come la sua cugina, che era la regina Vittoria d'Inghilterra, e accetta, decide di partire. Parte un giorno del 1864. De come tutto sorridea quel dolce mattin d'aprile, scriveva Carducci, che poi ascolterete tra poco dalla voce di Marco Sciacaluna.
parte, va in Messico e prima di andare in Messico passa da Roma, passa dal Papa Pio IX. Dal Papa Pio IX che gli dà una benedizione perché dice: bravo, tu adesso vai in Messico e restituisci i beni della Chiesa, restauri l'ordine costituito e via dicendo. Lui voleva fare tutto il contrario, infatti non era affatto così clericale Massimiliano. La moglie poi, soprattutto, che comandava lei, la chiamavano Carlotta la Rossa, perché era molto laica, e quindi va lì, è tutto un viaggio, un'avventura fondata sul malinteso. L'uomo mandato per ristabilire l'ordine costituito era la persona meno adatta, perché aveva intenzione di fare tutt'altro, anche se poi non avrà abbastanza carattere e non avrà abbastanza tempo per compiere la sua, per realizzare i suoi ideali, e finirà male in tutti i sensi. Tentenna dunque parte, passa da Pio IX, dopo un mese di viaggio arriva in America, ma pensate che uomo frivolo e un po' privo di volontà. Passa questo tempo del viaggio in mare non per studiare il Messico, ma per stabilire un regolamento dell'etichetta di corte, cioè i titoli, marchesi, precedenze, onorificenze, in un manuale di 600 pagine, una cosa enormemente massiccia e voluminosa e completamente inutile, come a volte avviene. Arriva in Messico e trova che la situazione è molto brutta, trova che i francesi non se la passano tanto bene, sono abbastanza osteggiati dalla popolazione, i cuaristi, cioè Juarez e i suoi, arretrano perché non hanno mezzi, ma fanno la guerriglia contro i francesi. Juarez va sempre più a nord, ma riceve soldi dai nordisti, perché nel frattempo c'è la guerra di secessione, come avete sentito dal film. C'era stato però già Gettysburg. Massimiliano e anche Napoleone speravano che avrebbero vinto i sudisti per fare poi tutto un regno, lui sognava di centroamericano con il flusso dei sudisti e via dicendo, ma invece stavano vincendo i nordisti, quindi ricomincia la guerriglia abbastanza irrobustita e i francesi cominciano a preoccuparsi e adesso abbiamo una, scusate, perché bisogna andare molto, molto rapidamente. Sì, finisce la guerra. Ripeto, Massimiliano non aveva una base di classe sociale, perché gli aristocratici non lo amavano, perché avevano capito che non era dalla sua parte, che non era dalla loro parte, e nemmeno i democratici, perché i democratici non volevano, anche se lui ha tentato in un primo momento di cooptare Juarez nel suo governo e di essere amico dei repubblicani, dei democratici. Loro dicevano: ma che bisogno abbiamo per la democrazia che ce la porti uno che viene dall'Austria, che non c'entra niente con noi? E quindi c'era questa contraddizione fra le altre che ha impedito in qualche modo una forma di accordo tra Massimiliano e i democratici messicani, e ha portato verso la sciagura finale. Adesso, siccome è finita la guerra di secessione nel 65, vediamo una bellissima sequenza di Veracruz. Veracruz è un western molto barocco, molto movimentato e molto colorato, con Gary Cooper, con Burt Lancaster e con un Massimiliano abbastanza spiritoso che vedrete in questa scena. Vediamo la cosa. Sua Maestà l'Imperatore. Mi scusino, signori. Maestà, Harry, hanno un aspetto poco raccomandabile. Conoscono la loro missione? Sanno di una generosa ricompensa. Consideri la morte una ricompensa tanto generosa? Non è detto che non possano evitarla. Del resto al loro paese li impiccherebbero tutti. Corretto, allora presentami questi masnadieri. Maestà, vi presento
Che bella parola! Hai visto che dice? Maestà, sia indulgente, ignorano il protocollo di corte. È per noi un piacere constatare che abbiate tanta simpatia per la nostra causa da offrirci i vostri servigi. Mettiamo le cose in chiaro, maestà. I nostri servigi costano cari. Spero che all'imperatore interessino più i buoni fucili che il protocollo. Precisamente. Quel che più importa per il momento è di far arrivare una nostra carrozza al porto di Veracruz. Posso umilmente ricordare a vostra maestà che la sua scorta era stata affidata ai miei lancieri. Non bastano. Han già fallito una volta. Chiedo perdono a vostra maestà. Ma perché quegli uomini dovrebbero far meglio? Pittsburgh. Ecco perché. Davvero? Posso? Vi picco di essere un tiratore. Ah, sì. Il nuovo Winchester a ripetizione. Mi han detto che spara più rapido di una rivoltella e lontano come un cannone. Amico, fa tutto purché sparare dietro gli angoli. Molto divertente. Ma naturalmente un'arma vale solo quanto l'uomo che la usa. Ma, signor... Mi lasci lavorare, Max, e non si preoccupi per le donne e i bambini. Fantastico. Magnifico! Rimangono tre torce, peccato che l'arma sia scarica. Non lo è. Vostra maestà ha detto che è un tiratore. Permetta, maestà. Grazie, signore. Tutto in avanti, poi indietro. Sarà meglio che la smetta. Non vorrei decimare la servitù. Era bello, sì, era bello. Saremo velocissimi. Dunque, arrivano gli americani, finisce la guerra di secessione e cosa succede? Che gli americani... Prima c'era Lincoln, poi c'è stato il suo successore, Andrew Johnson. Questo Johnson è stato l'unico presidente americano sottoposto a impeachment. Ricorderete Nixon, se ne è poi parlato dell'impeachment anche nel nostro secolo, cioè nel Novecento se ne è parlato, ma adesso non c'è modo di parlarne subito, di parlarne a lungo. È importante questo, che gli americani cominciano a fare pressioni su Napoleone, perché Napoleone III sempre, perché ritiri le sue truppe dal Messico, in base alla dottrina che è stata detta, la dottrina di Monroe, che sarebbe l'America agli americani, si riassume in quello slogan, che vuol dire poi l'America agli americani del nord, perché che possono, pensate il trauma che è stato per loro Cuba, con i russi, non c'erano abituati, questo spiega un po' anche cose più recenti. Comunque la cosa grave era che il Messico fosse al potere un governo sostenuto dai militari francesi presenti in America. Era una cosa inconcepibile. Infatti il generale Sheridan, quello cattivo che aveva incendiato Atlanta, comincia a pattugliare il Rio Bravo e i francesi poi dopo un po' si spaventano, perché avevano anche delle altre gatte da pelare, come familiarmente si dice, con la Prussia, eccetera, e ritirano i loro soldati. Massimiliano, indeciso ancora una volta,
tentenna, potrebbe ripartire e tornarsene in Francia, però il cattivo Francesco Giuseppe gli aveva fatto firmare una delega, per cui un documento in cui lui rinunciava a qualsiasi diritto di eredità. Quindi la prospettiva per Massimiliano era di fare il pensionato a 30 anni a Trieste e basta. Ma lui, per il desiderio di avventura, perché sobillato dalla moglie e perché aveva un suo senso dell'onore e non voleva lasciare soli i suoi fedeli, perché c'erano anche i fedeli di Massimiliano, quei due generali lì erano due messicani che sono stati fucilati con lui. Lui, pur che non venissero, pur di non lasciare soli quelli lì alla loro sorte, ha voluto essere fucilato con loro. L'ammetto semplice, ma è così, ha salvato la faccia veramente, non solo la faccia in senso fisico, ma ha salvato l'onore, questo senso aristocratico della dignità che lui aveva sviluppato molto, e l'ha dimostrato facendo una bella morte, anche se la sua vita è stata una vita di un po' di equivoci, una vita non da stupido, ma una vita di uno che non capiva, che viveva sulle nuvole, ed è vero. Infatti pensava anche a quando l'uomo avrebbe imparato a volare, tra le sue teorie c'era anche questo. Viene fucilato a Querétaro, abbiamo visto la scena prima, e poi ci saranno delle conseguenze a seguito di questa fucilazione, e dovremo anche trovare il tempo, che non abbiamo, di fare un po' la vita privata di Massimiliano, che è misteriosa, è un po' da novella 2000 come argomento, ma non si è mai capito se era omosessuale, probabilmente no, se era impotente, probabilmente no, certamente, se era sterile, forse nemmeno questo, però gli piaceva poco sua moglie, gli piacevano poco le donne, doveva cambiare. Alla fine l'unica donna con la quale ha avuto una relazione più solida è stata una ragazzina india che gli aveva fornito un gesuita, con la quale ha fatto, si dice, un figlio che poi è cresciuto, ha fatto il commesso viaggiatore ed è morto poi nella prima guerra mondiale, fucilato come spia dai francesi. Qua la realtà confina nella finzione, nell'invenzione. E adesso, ancora un momento, prima di dire il destino di queste persone, un elemento simbolico tra i tanti di questa storia è una canzone che è La Paloma, che è una canzone messicana, anzi cubana come nascita, che piaceva molto a Massimiliano, che è diventata per qualche anno l'inno della Marina austriaca, e che però l'hanno cantata anche in Europa. Adesso non ho capito se vediamo la scena del film o sentiamo La Paloma cantata da Claudio Villa, perché passiamo subito a Claudio Villa. Ma non solo Claudio Villa. Ma anche Elvis Presley ci sarebbe, che anche lui è una bella canzone, allora la sentire. È un valore nazionale legato all'identità di questo strano stato che era l'Impero del Messico, ma un'altra canzone di colombe con forte valenza politica è stata il nostro Vola Colomba di Nilla Pizzi, perché era diventato un simbolo, il significato era il ritorno di Trieste all'Italia.
inginocchiata San Giusto, prego con animo mesto, fa che il mio amore torni presto. Era il 53. Vedete Trieste come una città di voli, di poesie, di misteri, di doppi sensi. Come va a finire questa storia? Va a finire che lui viene fucilato, che Carlotta, la moglie di Carlotta del Belgio, che l'aveva sposato, concepisce, quindi non era sterile, concepisce poi un figlio con un nobile belga, un figlio che lei diventa pazza, scusate, vado un po' salto delle cose. Carlotta piano piano scivola nella follia, viene rinchiusa a Miramare, poi viene riportata in Belgio e alterna periodi di lucidità a periodi di schizofrenia totale. Cosa succede? Che quando era ancora lucida riesce a concepire un figlio con un nobile belga, figlio che poi crescerà e vivrà fino a quasi a 100 anni, pensate, e diventerà ministro nella Repubblica di Vichy e farà altre cose e vivrà e morirà nel 65, 1965. Vedete com'è vicina questa storia che sembra così impennacchiata, così folcloristica, com'è invece vicina alla nostra storia. E quindi lei morirà pazza nel 1926, ma ci sarà una piccola vendetta finanziaria molto importante, perché il fratello Leopoldo II del Belgio richiede indietro la dote della sorella, questa enorme dote che avevano pagato agli austriaci. Con questa dote milionaria restituita, cosa fanno i belgi? Comprano il Congo, il futuro Congo belga, dove hanno fatto le stragi, le catombi più orribili, eppure non si parla mai male dei belgi come colonialisti, ma i congolesi lo sanno, erano di una crudeltà indicibile. Noi invece pensiamo ai belgi soltanto come Baldovino e la moglie, e c'è un lato romantico, un lato fumettistico, e c'è un lato crudele, sanguinoso, come nella storia del Messico, così anche nella storia del Belgio. Cosa vi posso raccontare ancora? No, cosa vi posso raccontare? Scusate, siamo arrivati al momento cruciale, non mi ricordavo niente. Siamo arrivati al momento più importante, che riassume questo percorso di Massimiliano nelle parole di Carducci. Carducci è stato a visitare Miramare nel 1878 circa, con una delle sue fiamme, e ha visto Miramare, ha ricordato, gli ha raccontato questa storia di Massimiliano e ci ha scritto una delle sue odi barbare, che adesso abbiamo il piacere, il privilegio di avere Marco Sciaccaluga che ce la leggerà. Io ti sostengo con qualche e ti molesto con qualche nota in margine. O Miramare, alle tue bianche torri attediate per lo ciel piovorno, fosche con volo di sinistri augelli vengon le nubi. O Miramare, contro i tuoi graniti grigie dal torvo pelago salendo. Il pelago è il mare, nel linguaggio poetico. Dal torvo pelago salendo con un rimbrotto d'anime crucciose battono l'onde. Meste nell'ombra delle nubi a golfi stanno guardando le città turrite. Muggia e Pirano ed Egida e Parenzo. Egida e Capodistria. E Parenzo, gemme del mare. E tutte il mare spinge le mugghianti collere a questo bastion di scogli, onde t'affacci alle due viste d'Adria, rocca d'Asburgo. Le due viste d'Adria, perché da una parte di Miramare si vede Trieste, dall'altra parte si vede il Veneto. E tona il cielo anabresina lungo la ferrugginia costa, e di baleni Trieste in fondo coronata il capo leva tra i nembi. Deh, come tutto sorridea quel dolce mattin d'aprile quando usciva il biondo imperatore con la bella donna. 1864, l'aprile del 64. A navigare. A lui dal volto placida raggiava la maschia possa dell'impero. L'occhio della sua donna cerulo e superbo. Cerulo e azzurro, occhi azzurri di Carlotta. Cerulo e superbo, iva sul mare.
Addio, castello, pe felici giorni, nido d'amore costruito in vano. Altra sugli ermi oceani rapisce, aura gli sposi. Lascian le sale con accesa speme, istoriate di trionfi e incise di sapienza. Perché aveva fatto incidere delle massime latine sulla parete, Massimiliano. Dante, Goethe, Alcire parlano in vano dalle animose tavole. Una sfinge l'attrae con vista mobile sull'onde. La sfinge nasce, ispirata, questa sfinge animata di Carducci, è ispirata alla statua di una sfinge che c'è proprio nel porticciolo di Miramare. E la vedrete adesso, io credo, ecco, la state vedendo questa. Ehi cede e lascia aperto a mezzo il libro del romanziero. Antica raccolta di romanze spagnole, celebranti le gesta avventurose del Cid. È bello lo spagnolismo romanziero, le faccio notare questo. Certo, perché... Oh, non d'amore e d'avventura il canto, fia che l'accolga e suono di chitarre, là nella Spagna degli Aztechi. Spagna degli Aztechi è il Messico, perché prima degli spagnoli c'erano gli Aztechi. Quale lunga sull'aure vien dalla trista punta di Salvore nenia tra il roco piangere de flutti? Cantano i morti veneti o le vecchie fate istriane? I morti veneti sono i patrioti italiani uccisi dagli Asburgo, le fate istriane sono un po' come le streghe del Macbeth, se posso dire così. Ahi, mal tu sali sopra il mare nostro, figlio d'Asburgo, la fatal Novara. Perché la nave che ha preso per andare in Messico si chiamava Novara, perché Novara è la città dove la battaglia vinta dagli austriaci nella prima guerra d'indipendenza, l'unica che hanno vinto loro poi, perché le altre l'ha vinta l'Italia. Deco le rinni sale, oscura, e al vento apre la vela. E Rinni è una delle tre furie. Forse fin lì ci arriviamo, resta. Ma non è detto, non tutti sanno le cose bene come te. Vedi la sfinge tramutar sembiante a te davanti, perfida arretrando. È il viso bianco di Giovanna pazza contro tua moglie. È il teschio mozzo contro te ghignante d'Antonietta. Antonietta era la moglie di Luigi XVI, anche questo lo sapete, ma a volte è meglio ricordare. Con i putridi occhi in te fermati è l'irta faccia gialla di Montezuma. Certo. L'ultimo imperatore indigeno del Messico. Tra boschi in mani d'agavi, non mai mobili ad aura di benigno vento, sta nella sua piramide, vampante livide fiamme per la tenebra tropicale, il dio Huitzilopochtli, che il tuo sangue fiuta, e navigando il pelago col guardo ulula. Vieni, quant'è che aspetto? La ferocia bianca strussemi il regno ed i miei templi in France. Vieni, devota vittima, o nepote di Carlo V. Non io gli infami avoli tuoi di tabe marcenti. Beh, la tabe credo che sia una malattia venerea. O arsi di regal furore, te io voleva, io colgo te, rinato fiore d'Asburgo, e alla grand'alma di Guatimozzino, regnante sotto il padiglion del sole, ti mando in feria. Forse in feria spiegalo perché. Ah sì, in feria vuol dire agli inferi, non vuol dire ti mando in vacanza, in feria, questo è evidente. Erano i sacrifici umani, loro facevano molti sacrifici umani, questi aztechi, insomma, erano brave persone, erano vittime dello sterminio, della ferocia bianca, bellissimo questo, la ferocia bianca strussemi il regno. E alla grand'alma di Guatimozzino, regnante sotto il padiglion del sole, ti mando in feria. O puro, o forte, o bello, Massimiliano.
Ecco, bellissimo. Quindi vedete, è anche un applauso per mandarci via e ce ne andiamo subito, però vedete che in questa poesia del Carducci, è anche un applauso naturalmente per te, ma anche un po', per... Cosa c'è? Cosa c'è? Non capisco. Ma perché non posso parlare con questo? Vabbè, boh. Posso? Scusa, pronto, sì. E anche un applauso per Carducci che scriveva queste cose piene di colore, piene di energia. E questa... è un realizzarsi per Carducci, che era proprio il Vata, il poeta nazionale dell'identità italiana nel Risorgimento, nel dopo Risorgimento, è il compiersi, rappresenta questa poesia narrativa, questa poesia romanzesca, rappresenta il compiersi della nemesi storica, cioè del destino che si vendica degli Asburgo che avevano dominato per 400 anni nel Messico, ma anche in Italia, anche altrove, dice nipote di Carlo V, no? Si vendica attraverso, sacrificando questa figura di angelico, in qualche modo discendente, nipote, che è Massimiliano. Trai una morale a tutto questo? Perché... La morale è un ringraziamento a te, a voi che mi avete coinvolto in questa serata, perché ti ho ascoltato con enorme piacere, ti ho rincontrato con enorme piacere, poi mi hai fatto un regalo, perché mi hai fatto leggere una poesia di Carducci che non conoscevo. La prima volta che l'ho letta ad alta voce in casa mia figlia che studia al liceo, la sentiva e dice: cos'è sta robaccia, babbo? Perché la leggevo male, però devo dire che la terza volta che l'ho letto ho capito più o meno, una volta che mi sono orientato fra la tabe e altre strane parole, e soprattutto una costruzione un po' complessa, perché il soggetto spesso è in fondo alla frase, quindi sono molti sospesi. La cosa che mi ha fatto piacere è di scoprire un poeta che ho studiato da giovinetto, e mi ha fatto molto piacere sentire una ragazzina di 16 anni che la terza volta che ha sentito questa poesia ha detto: ma sai che bello? E quindi ti ringrazio anche da parte sua. Grazie, grazie a voi. Scusate la rapidità. Ringraziamo i nostri ospiti. E proseguiamo con la serata, anzi vi invito a vedere il primo cortometraggio, perché poi ci sarà qualche regista da presentare il primo cortometraggio. Ecco, ci siamo dimenticati di una cosa importante in realtà. Quando ci hanno proposto la tematica di quest'anno, che sono gli imperi, ovviamente la prima cosa a cui abbiamo pensato è l'ultimo imperatore, per cui comunque al film di Bertolucci. E ho sentito Bertolucci per invitarlo a Genova. Bertolucci sta molto male, per cui comunque non so se lo sapete, da qualche tempo ormai si muove in carrozzella, e ci ringrazia comunque per l'invito. Abbiamo pensato a questo punto invece a Storaro. Ho sentito Vittorio Storaro, che tra l'altro in questo momento sta finendo la color correction del secondo film che ha fatto con Woody Allen, che uscirà nei prossimi mesi. Purtroppo Vittorio Storaro oggi è a New York, domani arriva a Roma e parte subito per Budapest, dove stanno organizzando una mostra delle sue fotografie, e c'è stata questa bellissima cosa, per cui in questa lunga conversazione c'è stata una proposta che ha fatto la città di Genova, al Genova Film Fest, alla città di Genova, di organizzare un grande evento dedicato appunto alla sua storia. Ricordiamo che Vittorio Storaro significa non solo il premio Oscar per L'ultimo imperatore, il premio Oscar per Reds, per esempio, di Warren Beatty. Warren Beatty è quello che, ve lo ricorderete, qualche giorno fa ha detto "and the winner is", no, ci abbiamo ripensato, è l'altro. E soprattutto premio Oscar per Apocalypse Now. Insomma, ha lanciato questa ipotesi, questa idea a Genova di fare una grande mostra e degli workshop per il direttore della fotografia. Scusate, mi era avanzata una similitudine fondamentale, un parallelismo tra questo, il destino di Massimiliano e il destino di Mussolini. Non sono il primo a dirlo, il Mussolini di Salò. Pensate che
Benito Mussolini si chiamava Benito perché suo padre era un socialista, un repubblicano, e l'aveva chiamato così in omaggio a Benito Juarez. Poi invece Mussolini, crescendo, ha avuto un destino simile a quello di Massimiliano, perché è diventato a capo di un governo fantoccio sostenuto da un esercito straniero, i tedeschi anziché i francesi, ma era una cosa molto simile. E poi lo stesso Mussolini di Salò, che aveva delle vaghe idee socialistiche di nazionalizzare le fabbriche, aveva preso addirittura un comunista nel suo governo, che finirà fucilato con gli altri, e quindi ha avuto questo destino strabico, un po' simile a quello di Massimiliano. Quindi è stato perdente anche lui in questa misura, in questa dimensione soltanto, poi in altre cose sono diversi. Fine del paragone, non ne faccio altri. Per cui niente, insomma, c'è questa opportunità, cerchiamo di non lasciarcelo scappare. Insomma, Vittorio Storaro mi sembra un buon nome per Genova, anche per il rilancio di un settore come quello cinematografico, che in questo momento non gode di grandissima salute qui sul territorio. Vi ringraziamo, vi invito a vedere il primo film. Si parla di imperi anche in senso lato. Abbiamo pensato di trattare questa tematica su più fronti: imperi, che sono gli imperi finanziari, gli imperi religiosi, gli imperi della paura, per cui gli imperi della malavita. Si parlerà di colonie e di colonizzati. E si parlerà di grandi leader che decidono di utilizzare l'impero della comunicazione per soverchiare il proprio popolo. Allora, primo film si chiama Ratzinger vuole tornare, è un film di Valerio Vestoso. Forse qualcuno di voi, se siete appassionati di serie web, riconoscerà uno dei protagonisti della serie The Jackal, ma anche Tommaso Bianco e Riccardo Zinna, che sono due volti molto noti, hanno fatto molte cose sia in teatro che in cinema. Ratzinger vuole tornare, sono 10 minuti, dopodiché inizieremo a presentare gli autori che sono intervenuti. Grazie mille.